Buongiorno a tutti, io sono Sean, state guardando Salt, il mio programma che parla di corsa e altri argomenti interessanti su YouTube. E vedete, oggi è domenica e pronto il pettorale di gara di una 10 km della provincia di Napoli. Siamo a Castello di Cisterna, non lontano da Pomigliano d'Arco, e ci aspetta una di quelle gare che regala velocità e continuità. Presumo che sarà abbastanza piatto come percorso, 10 km su un solo giro. Tutti quanti impegnati nel riscaldamento, mancano 10 minuti alla partenza. Specchietti, siamo lucidi e splendenti, le luci della notte si riflettono sui denti. Prima fermata, ma sei io tappa obbligata, Cobo porta fortuna per ogni serata. E parte il brindisi, sono già 12, siamo quasi pratici, fermiamo qua, e i tassi alcolici segnano i massimi, la tappa è consumata e la missione è completata. Sale la febbre dalle Alpi alle Oca, Mova, senti sture. Lasciando alle spalle il voto di ieri, tolgo la mente da tanti pensieri, il mio vi sentinto da sorri, se il tempo mi tarta, se l'alcol mi compensa, e allora fiesta, fiesta, per me la cosa giusta, senza mai dire basta, la storia che a me gusta, allora fiesta, fiesta, per me la cosa giusta, senza mai dire basta, la storia che a me gusta. Sale la febbre, dalle Alpi alle Oca, fino alle Oca, Mova, senti sture.
Un bacio. Ragazzi, qua mi sono messa qua per vedervi tutti. Arrivato dopo il traguardo, calma. Leggermente corta. Chi dice 300 metri, chi 280, chi 200 metri. Possiamo dire 200 metri, 250 metri in meno. Siamo a fine gara e stiamo intervistando un poco il popolo podista, gli amatori veri, quelli che stanno male quando saltano una domenica, quando saltano una 10 km. Abbiamo due gruppi di atleti qui, un gruppo di Salerno e un gruppo del Vesuviano. Vedo il nome della squadra Salerno Marathon. Chi sono questi ragazzi? Presentatevi. Ciao, sono Raffaele Gagliardi e faccio parte dell'Atletica Salerno Marathon. Sei andato a premio oggi? Sì. Fortunatamente sì. Quanto ci hai messo? 39,40. La gara era 10 km o era un po' più corta? No, no, è un po' più corta, mi do circa 220 metri. Quindi hai corso circa 4,04? 4,04, sì, esattamente. E tu? Allora, io sono Luigi Politetti e ho fatto oggi 43,50. Da 170 metri in meno, quindi era un po' più corto. Quanti anni hai? 57. E sei riuscito ad andare a premio o ti è sfuggito per poco? Pronti per le premiazioni, e la gara era un po' più corta e quindi vedremo come questo si tradurrà in tempi leggermente migliori. Antonio Lombardi in terza posizione oggi per International Security Service. Michele Stingone, compagno di squadra, in seconda posizione. Dries McAdmi vince con 30,22. Dries ha soltanto 22 anni, quindi ampi margini di crescita per lui. Dries fa parte della squadra Terzigno Corre. Anna Maria Di Blasio, terza delle donne. Anna Trinchillo in seconda posizione, sempre International Security Service. Teresa Stellato vince la gara. Bello lo start. Ci stanno offrendo dell'ottimo ananas, però qualcuno premiato è stato distratto, non è salito sul palco. Vincenzo Ambrosio stava perdendo il premio per mangiare l'ananas.